Sera da Fabio Caressa. Avete programmi per stasera? Pensavate di andare a vedere quel film ungherese con sottotitoli slovacco al cinema? O forse di passare la notte a guardare le stelle mano nella mano con la vostra dolce metà? Invece, questa sera le stelle che non potete perdere sono quelle in campo. Seguiteci per i prossimi avvincenti 90 minuti e qualcosa di più. L'esibizione di tifo sugli spalti è qualcosa di incredibile. Questo stadio, lo devo dire, è davvero unico. Si è cominciato subito, primi tocchi di gioco. Ecco la conclusione! Ziyech. Azpilicueta. Cercano di rilanciare l'azione dalle retrovie. La gioca sull'altra fascia. Prova la giocata di Fino. Scatta verso il pallone. C'è il colpo. Ottimo salvataggio. Lungo passaggio in avanti. Preferisce il retropassaggio. Pallone in profondità per Ziyech. Aia, la conclusione. Palo. Il Chelsea sta tenendo alti entrambi i terzini. Vogliono aumentare la spinta sulle fasce, limitando l'avanzata degli esterni. Va di testa! Tutto bello, ma la conclusione non va a segno. Il Chelsea ha portato tanti uomini in area di rigore. Non sono comunque riusciti a realizzare. Spinge in avanti, continua ad andare, palla a piede, va a cercare il secondo palo, si libera della palla ed evita complicazioni, decide di sfruttare la fascia. Buono l'intervento del difensore, che concede comunque un calcio d'angolo. Libera tempestivamente. E il punteggio è ancora inchiodato sullo 0-0. Ottimo il fraseggio. Non può sbagliare. Occhio al tiro. Prova a partire in velocità. Kovacic. Palla in avanti verso il compagno. Pallone alto nello spazio. La toglie dalla porta. Perfetta la parata. Direi che il portiere è stato impeccabile. Difficile fare meglio di così. Salta e colpisce di testa. Un colpo di testa da dimenticare. Prova con la palla filtrata. Tenta la conclusione. E c'è il gol dello Spartak Mosca. Ed è il primo gol della gara. Cosa pensi di questa situazione? Era fin troppo facile, no? Si è inserito molto bene nello spazio e ha concluso con freddezza. Cambiano la storia della partita con un gol davvero pesante. Hanno esaltato i loro tifosi segnando il primo gol. Ora dovranno proteggere o incrementare addirittura il vantaggio.
Azpilicueta. Ziyech, che ritorna nella formazione titolare dopo diverse partite, opta per il lancio lungo, cerca di allargare il gioco, il tentativo però non è dei migliori. Cerca lo spunto. Ziyech, splendida reazione del portiere. È stato splendido l'intervento del portiere. Ha fatto tutto alla perfezione. Ma il portiere si è esibito in un intervento da manuale. Splendidamente il tempo in scivolata, si fa trovare sulla traiettoria e sventa un'azione rischiosa, prova a verticalizzare. Non c'erano compagni a suggerire una soluzione diversa. Riesce ad intercettare. Solo gol a referto fino ad ora a Cruciani. E così siamo evidentemente su 1-0. Ziyech. Sicuri in fase di palleggio. Prova a scavalcare avversari con una palla lunga. Prova a giocarla in avanti, ma non si è capito con il compagno qui. Si conclude dunque qui. Le squadre escono dal campo dopo i primi 45 minuti. Una sola rete messa a segno finora, ma la partita è ancora lunga. Qualche spunto sulla prima parte di gara? 1-0 a termine di questa prima frazione. Vedremo se ci saranno margini di recupero nella ripresa. Si ricomincia. Un solo gol di differenza sta decidendo il match finora. Pallone lungo in verticale. Lo hanno marcato molto bene, non si è potuto liberare. Rüdiger, di forza. Alonso, apertura di gioco sul fronte opposto. Ecco che provano dall'altra parte. Fallo netto, nessuna esitazione da parte del direttore di gara. L'arbitro si avvicina, espulso. E poteva pensare anche al giallo, invece l'arbitro non ha avuto dubbi. Ora dovranno giocare il resto della gara 10. Filtra la palla in profondità. Azpilicueta con il traversone. Il Chelsea deve ringraziare il proprio allenatore per il risultato ottenuto nella partita precedente. Occasione da rete. Palla in rete. Ecco il pareggio. Un gol facile facile, anche troppo direi. Lo hanno lasciato troppo libero di controllare il pallone e concludere a rete. Ma è riuscito a sfruttare al meglio un'imbeccata perfetta. Gran gol. Pulisic, grazie a questo centro, ha totalizzato la sesta rete stagionale. Si riparte, di nuovo in parità. Bel botta e risposta. Ora vediamo se si gettano all'inseguimento della vittoria. Alla peggio nello scontro di forza. Intervento deciso, tutto regolare secondo l'arbitro. Il quarto uomo mostra il tabellone luminoso con i numeri di chi sale e
rapidi che scende. Proveranno a sfruttare la velocità del nuovo entrato per mettere in apprensione gli avversari. Cercano spazio sulla fascia opposta. Prova a giocarla in profondità. Prova con la palla lunga. Pulisic cerca il tocco filtrante. Non è stato servito bene qui. Alonso cerca di pescare il compagno col filtrante. Ziyech sul pallone. Ci prova. È un grande riflesso qui. Esempio perfetto di marcatura. Gli hanno impedito di andarsene via palla al piede. Cerca di lanciare il compagno. Spazza via senza fronzoli. Palla di nuovo sotto il loro controllo. Dentro il pallone, teso. E siamo nelle ultime fasi della partita. Questo potrebbe essere il momento decisivo. Si libera la grande. Ziyech! Prova a velocizzare il gioco con la verticalizzazione. C'è la palla lunga, in avanti. Soltanto rimessa laterale qui. Kovacic. È davvero una bella serie di passaggi questa. Ziyech. E il difensore ha fatto in modo che la palla non passasse. Scodella in avanti. Buona l'azione sulla destra, vediamo come evolve. L'atteggiamento offensivo, la ricerca del risultato c'è. Ora devono avere solo fortuna. Perde il duello fisico con l'avversario. C'è il fischio dell'arbitro e fallo. Arriva il direttore di gara, vediamo cosa decide. Scatta la munizione, prevedibile. Azione fallosa, nessun dubbio. Una munizione che non sorprende più di tanto. E il gioco sta diventando un po' troppo maschio. L'arbitro dovrebbe prendere in mano la situazione con più polso adesso. Palla tagliata bassa. Pulisic. Oggi ha già fatto segnare il suo nome sul tabellino dei marcatori. Vuole il lancio filtrante. Grande movimento nello spazio. Prova il cross. Para con grande sicurezza. Stanno facendo di... Costringe l'avversario al fallo. L'arbitro va comunque a dirgli due parole. Sarebbe potuto finire sotto la doccia, ma se la cava con un richiamo. Non c'è bisogno di leggere il labiale dell'arbitro per capire che alla prossima sarà rosso. Sono a un passo da entrare nell'elite europea per la prossima stagione. L'azione ristagna a centrocampo, ma il tempo scorre inesorabile. Scatta verso il pallone.
può essere la loro ultima azione d'attacco. L'appoggio sulla fascia. Cross in arrivo. Ora mi chiedo se finirà così o se qualcuno avrà ancora energie per provare a segnare in extremis. Cerca di sfruttare gli spazi laterali. Ed è arrivato il segnale di chiusura della gara da parte dell'arbitro. Le due squadre dunque si dividono il risultato. Nessuno ha trovato il lampo decisivo. Credo che ci possa essere comunque soddisfazione da parte degli allenatori. Per concludere l'analisi, a te invece che partita è sembrata, Luca? Quando una gara finisce senza vincitori, lascia sempre un po' di amaro in bocca all'una o all'altra squadra. A volte anche a tutti. E benvenuti all'incontro di oggi. Che condizioni abbiamo stasera? Ottime, direi. Temperatura gradevole, niente nuvole, solo una leggera brezza che, anzi, siamo certi, i giocatori in campo apprezzeranno. Insomma, davvero una splendida serata. Un clima perfetto per giocare a calcio. Clima che si riflette anche sull'atmosfera sulle tribune. I tifosi festanti e gioiosi, infatti, sono arrivati in massa. Che complesso magnifico. È sicuramente un valore aggiunto allo spettacolo che ci attende sul rettangolo di gioco. L'arbitro ha già dato via il cronometro. Luca, chi pensi possa essere il giocatore decisivo oggi? Io scelgo il belga Nainggolan. Lo chiamano il ninja per i suoi lineamenti orientali ed è un calciatore molto interessante. È un centrocampista bravo in entrambe le fasi, proprio per l'aggressività con cui interpreta le partite. In fase difensiva pressa sempre con grande costanza e recupera tanti palloni. In fase offensiva arriva al tiro con grande pericolosità, frutto di inserimenti fatti sempre con i tempi giusti. Lautaro Martinez! Esempio perfetto di marcatura, gli hanno impedito di andarsene via palla al piede. Pallone ha superato la linea, rimessa laterale. Ci prova, attenzione al tiro e c'è il gol dello Spartak Mosca e segnano il primo gol dell'incontro. Doveva solo spingerla in rete, un gol facile per lui. Il movimento a liberarsi è stato eccellente, la palla è arrivata giusta dove la voleva e non ha dovuto fare altro che concludere a rete. Punteggio di 1-0 a referto. Si sono impegnati e hanno trovato il vantaggio. Ora devono evitare la rimonta degli avversari. L'ampiezza del gioco sembra essere una caratteristica importante della loro manovra. Sì, assolutamente. Cercano di allargare il gioco per stanare la difesa avversaria, disunirla e creare gli spazi in mezzo. E hanno ragione, perché per quanto tu sia bravo, non è facile passare se ti ostini a voler sfondare al centro. Bel gesto tecnico. Young ha tentato l'azione personale. Conoscendolo sono sicuro che cercherà un'occasione per rifarsi. Magari ci riproverà ancora. Buono questo tentativo sulla fascia sinistra. Un intervento impeccabile. Sospira di sollievo sugli spalti e sono sicuro anche in panchina. Sono riusciti a fermare un'azione decisamente pericolosa. Brozovic è stato provvidenziale. Ha fatto l'unica cosa possibile e l'ha fatta bene. I compagni devono ringraziare. Colpisce il pallone e trova la rete. Hanno mostrato grande grinta. Adesso l'inizio della partita è tutta dalla loro parte.
conclusione assolutamente imparabile. Ha impattato il pallone alla grande ed è riuscito a metterlo dove il portiere non sarebbe mai potuto arrivare. Si riparte di nuovo in parità. È evidente che si sono adagiati sugli allori dopo aver segnato. Anche se dobbiamo dare merito agli avversari, hanno saputo spingere forte subito. E passa! Balti! È un grande riflesso qui! Ha messo la prova al portiere! Era sicuro di averla piazzata dove il portiere non sarebbe mai arrivato. Si sbagliava, Fabio. Para con grande sicurezza! Numero! L'arbitro indica chiaramente la rimessa. Occhio alla... Salva Andanovic! Lautaro Martinez. Palla a Lukaku. Lautaro Martinez. Ottima pressione la sua. Palla recuperata. Poteva finire in modo davvero diverso. L'hanno scampata bella. Un intervento fondamentale. Erano in inferiorità numerica. Doveva rischiare il tutto per tutto, ma ce l'ha fatta. Ashley Young, autore di un assist oggi. Brozovic. Si libera la grande. Cambia gioco. Christian Eriksen. Sulla sinistra. Dà un'occhiata verso l'area. Scodella in avanti. Alla peggio nello scontro di forza. Momento un po' concitato della partita, le squadre non riescono a mantenere il possesso della palla, un po' di disordine. L'arbitro fischia alla fine del primo tempo, tutti a prendere il tè caldo, abbiamo assistito a un bello spettacolo. Squadre nel tunnel dopo un primo tempo che ha visto un gol per parte, gara ancora in perfetto equilibrio. C'è perfetto equilibrio, entrambe le squadre hanno realizzato una rete a testa. E quindi, alla fine del primo tempo, siamo sull'1-1. L'azione è già ripresa. Brozovic. Brozovic si guarda intorno. La gioca lunga sulla fascia opposta. Christian Eriksen. Palla centrale per Nainggolan. Se ne va. Ecco, la toglie dalla porta. Brozovic. Palla a Lukaku. Prova a scavalcare la difesa con il pallonetto. Preferisce il retropassaggio. Sensi sul pallone. Sulla destra. Ashley Young. Arriva a traversone di Ashley Young. C'è la palla lunga in avanti. Brozovic, di forza. La situazione si era davvero complicata, sono riusciti a metterci una pezza. Grandissimo. Ottimo intervento in tackle nonostante la situazione di difficoltà. Ha evitato un gol sicuro. Lukaku, prova a verticalizzare. Palla di nuovo sotto il loro controllo. Pallone lungo in verticale. E passa.
Purtroppo il cross non è servito a nessuno dei suoi compagni. Peccato. Christian Eriksen. Ranocchia. Nainggolan. Christian Eriksen. Intercetta e sbroglia una situazione che si faceva molto pericolosa. Palla dentro di Lautaro Martinez. Bell'intervento del portiere. Brozovic. Sensi. Passaggio sulla destra. Nainggolan. La gioca sulla destra. Ashley Young. Elegante. La mette dentro. Ci mette il fisico e conquista il pallone. Intervento difensivo molto tempestivo, ha interrotto l'azione d'attacco con una grande determinazione. Il pallone è sulla sinistra, ora cosa succederà? Ottimo intervento! Stanno provando a cambiare il risultato fino all'ultimo. Uno sforzo encomiabile. Pronto al tiro! E c'è il gol dello Spartak Mosca! Rimettono la testa avanti, che partita! Davanti alla porta, tutto solo, non poteva sbagliare. Un passaggio perfetto e lui è stato bravissimo ad approfittarne. Il quarto uomo mostra il tabellone luminoso con i numeri di chi sale e di chi scende. In effetti non ne aveva più. L'allenatore ha fatto bene a farlo uscire dal campo. Sono in vantaggio di un gol. Ci hanno messo un po', ma se lo meritano. Ora non devono mollare fino alla fine. Fa avanzare l'azione con il lancio lungo. Prova a velocizzare il gioco con la verticalizzazione. Lungo passaggio in avanti. Ashley Young. Si libera la grande. Allarga il gioco a destra. Devono pareggiare e fanno bene a prendersi qualche rischio anche i difensori per accompagnare la manovra. La squadra meno quotata sta per aggiudicarsi una grande vittoria. Scatta verso il pallone. Si lancia di testa, palla dentro, c'è il gol! Questa adesso è una seria ipoteca sulla partita. Un grande colpo di testa in tuffo. Sì, si è tuffato con il tempo giusto, davvero un bel gol. Sembra che Mister voglia fare un altro cambio. Era chiaramente in debito d'ossigeno. Non poteva più continuare così. E a questo punto forse possiamo considerare chiusa la partita. Già, un divario importante. Probabilmente a questo punto irrecuperabile. Brozovic. Scatta verso il pallone. Ha spazio sulla fascia. La butta in mezzo. Brozovic. Passa Rosti Brozovic. C'è il colpo di testa. Palla che esce di poco
e arriva il triplice fischio dell'arbitro. Grande prestazione per loro oggi. L'allenatore sarà certo fiero di quello che ha fatto la squadra. Eccoci qua, Luca. Allora, qual è la tua opinione sulla gara? Far coincidere il primo gol fuori casa con una vittoria non era un'impresa semplicissima, soprattutto in una gara complicata come quella di oggi. Siamo ai titoli di coda. Un doveroso ringraziamento a Luca Marcheggiani. Un ringraziamento e un saluto anche da parte mia. E si comincia. Si tratta di una partita davvero decisiva per questa squadra. La conquista del titolo è a portata di mano. C'è la palla lunga in avanti. Il Napoli ha la difesa peggiore del campionato. Politano tenta la fonda sulla destra. Pallone alto nello spalto. Può provare. Conclusione sul fondo. Era proprio lì, davanti alla porta. Ha buttato via l'occasione. Ottima progressione, palla al piede. Di Lorenzo. Mario Rui. Prova a verticalizzare. Filtra la palla in profondità. Scatta verso il pallone. Bell'intervento difensivo. Cercano un'azione veloce. Il portiere la spedisce su. Cerca spazio. Prova il tiro. La sua conclusione manca lo specchio della porta. Al di là dell'esito finale, quest'azione è un esempio perfetto della loro capacità di aggredire gli spazi in contropiede. Fabian Ruiz prova a velocizzare il gioco con la verticalizzazione. Ha bisogno del sostegno dei compagni in questo frangente. Scatta verso il pallone. Palla intercettata. Ottima giocata sulla sinistra, dovranno sfruttarla al meglio. Scodella in avanti. Opportunità di ripartire. Sicuri in fase di palleggio. Mario Rui sul pallone. Mario Rui con il traversone. Stanno concentrando i loro attacchi sulla fascia sinistra. C'è un sacco di spinta su questa fascia. La difesa deve cambiare qualcosa per contenere gli avversari da quella parte. Stanno rischiando grosso. Guadagnano un ottimo calcio d'angolo. Calcio d'angolo battuto corto. Ottimo intervento! Intervento difensivo molto tempestivo, ha interrotto l'azione d'attacco con una grande determinazione. Possibilità di tiro! Può tentare! E Marek chiude la porta!
messo alla prova il portiere. Il portiere ha risposto presente quando c'era bisogno di lui. Intervento pregevole. Ci mette una pezza. Siamo ancora sullo 0-0. Manolas. Mertens. Prova a scavalcare la difesa con il pallonetto. Palla in profondità per il compagno. Riceve un pallone interessante. Cross deviato dal difensore, corner. Decide di sfruttare la fascia. La butta via e fa respirare la difesa. Perde il duello fisico con l'avversario. L'assistente dell'arbitro segnala giustamente la posizione irregolare. C'è grande movimento senza palla degli attaccanti adesso. Sì, Fabio, stanno adottando il tipico sistema di gioco del falso 9. Un sistema che toglie punti di riferimento ai difensori e li rende la vita più difficile. Esatto, la chiave è proprio questa, l'imprevedibilità. Gli attaccanti arretrano spesso per prendere palla, si scambiano di posizione e in questo modo creano degli spazi che gli uomini più veloci possono sfruttare per gli inserimenti, sia sulle fasce ma soprattutto al centro. È in ottima posizione, pronto al tiro, e c'è il gol dello Spartak Mosca. Un gol importantissimo che adesso devono gestire. Siamo testimoni di una prova di grande cinismo, un'ingenuità sfruttata al meglio. Perdere palla a centrocampo è molto rischioso, se sbagli un passaggio così, l'errore ti può costare molto caro. Un gol del vantaggio, davvero pesantissimo. Hanno esaltato i loro tifosi segnando il primo gol. Ora dovranno proteggere o incrementare addirittura il vantaggio. Mertens. Può metterla in mezzo. Pallone lungo in verticale. Arbitro che fischia la fine della prima frazione di gioco. Finiscono così 45 minuti di calcio. La prima parte non certo avara di emozioni, nonostante ci sia un solo gol a reperto. Merito alla squadra per il vantaggio conquistato a metà gara. Determinante il centrocampo che ha dato grande aiuto alla difesa e ha sempre sostenuto le azioni degli attaccanti. 1-0 alla fine della prima frazione, risultato in bilico, e credo che il secondo tempo sia tutto da vivere. Soltanto pochi palloni giocati in questo secondo tempo. I giocatori devono continuare a fare la loro partita e pensare di essere ancora sullo 0-0. Nessuna delle due parti può allentare la concentrazione proprio adesso. Avanzare l'azione con il lancio lungo. Il guardaline ha alzato la bandierina e fuori gioco.
Napoli ha offerto un'ottima prestazione nell'ultimo incontro, soprattutto dal punto di vista tattico. La stampa ha giustamente sottolineato l'abilità dell'allenatore. Le sue scelte sono state audaci, ma si sono rivelate decisive. E osare a volte è l'unico modo per ottenere risultati. L'appoggia sulla fascia. Occasione! Lungo passaggio in avanti. La gioca sulla destra. Sale sulla fascia destra, caccia di opportunità. Politano. Ci mette il fisico e conquista il pallone. Ha provato l'azione individuale, senza successo però. Prova a velocizzare il gioco con la verticalizzazione. Occhio! E Meret chiude la porta. Gli lega la gioia del gol, che parata! Ha fatto tutto alla perfezione, ma il portiere si è esibito in un intervento da manuale. Vediamo quale compagno cercherà di raggiungere. Risultato sbloccato quando mancava poco al riposo. E così siamo evidentemente sull'1-0. Ottimo passaggio, deve tirare. Mertens. Nell'ultima partita, con un'azione solitaria, ha segnato il gol che ha portato la squadra in vantaggio nel secondo tempo. Politano. Devono riprovarci. Questa potrebbe essere la strada giusta per riaprire la partita. Sta a loro dare il massimo in questa fase, avanzando il più possibile. Infatti. Decide di sfruttare la fascia. Pallone in mezzo. Meret senza problemi. Zielinski. Fa avanzare l'azione con il lancio lungo. Politano. Ottimo intervento, e se sbagliava erano davvero guai. Ed ecco il gol. Incornata! È una grande occasione fallita questa, potevano pareggiare. Sa che avrebbe potuto fare molto meglio, il suo sguardo dice tutto. Ottima discesa sulla destra. Hanno ottenuto un fallo laterale. L'allenatore stava dando istruzioni ai suoi in panchina, è venuto il momento di alterare la formazione. Era chiaramente in debito d'ossigeno, non poteva più continuare così. Intervento deciso, tutto regolare secondo l'arbitro. Martens. Devono pareggiare e fanno bene a prendersi qualche rischio anche i difensori per accompagnare la manovra. La gioca in profondità. Buon lancio. A questo punto del match non possono restare nella loro metà campo, devono proporsi in avanti, pur senza sbilanciarsi troppo. Tenta l'affondo sulla destra, buona la sua progressione. La difesa deve interpretare questa azione come un campanello d'allarme ed evitare che succeda di nuovo, tenendo alta la concentrazione. Allontana il pallone. La squadra meno quotata sta per aggiudicarsi una grande vittoria.
cerca di sfruttare gli spazi laterali. Tocca verso il centro. Corner può essere una delle ultime possibilità. Nuove energie dalla panchina, vedremo cosa cambierà tatticamente nel loro scacchiere. Sostituzione comprensibile. Sembrava molto stanco, meglio far entrare un giocatore fresco. Non c'è più tempo, finisce qui. È la fine di un viaggio, e che viaggio! Un'altra emozionante stagione che si conclude con una cerimonia da brividi. Una cerimonia perfetta per festeggiare i nuovi campioni. E alla fine possono indossare la corona dei campioni. Si sono dimostrati la migliore squadra nel corso di una difficile stagione. E ora possono giustamente festeggiare una vittoria assolutamente meritata.